Ciao a tutti da Valeria. Vi anticipo che l'uscita di Dracula slitta al 2014. Ci vediamo dopo il video. Dietro, noi passiamo! Noi siamo arrivata, vediamo là dietro di lei. Perché non va indietro? Mia suocera è fuori, completamente fuori. Dove cazzo siamo finite? Questa strada è a senso unico o no? No, stasciate a salire e a scendere. C'hanno tutti ragione, c'hanno tutti torto. Ora tu ti chiudi l'inizio e non te lo vecchio racco. Tua suocera è capatosta. Se avessimo a scommettere, io sono convinta che tutta la Castellana Bandiere punterebbe su tua suocera. È tirato sui finestrini, tu mi fai respirare. Sì, capisci, sta buono, non ha scommesso. E ci vuole mettere un carro con le 500-600 euro. Non vi dispiace se tu non voi tenete ragione. Voi siete insista, ostinata, non lo so perché. Ma la ragione tenete per non muovervi da qua. È ancora calda. Te la poggio qua. Vedi che io sogno più cornature, tia. L'hai visti? Universal Pictures ha spostato l'uscita in sala del remake horror di Dracula dall'8 agosto al 3 ottobre 2014. Dracula sarà una sorta di origin story che racconterà come il conte Vlad sia diventato il più famoso vampiro della storia. Luke Evans ne sarà il protagonista e verrà affiancato da Sarah Geddon, Dominic Cooper e Samantha Barks. La storia prende molti elementi narrativi dal romanzo di Bram Stoker. La produzione, cofinanziata da Legendary Pictures, è attualmente in corso a Belgrado, in Serbia. Questa era la notizia di oggi. Ricordatevi di mettere un mi piace sulla nostra pagina Facebook Film Is Now. Ciao, alla prossima!